Bene, io vi parlerò di alcol ovviamente da un punto di vista sociologico. Allora, i contenuti della mia lezione, della mia relazione, saranno quelli delle culture del bere a partire da una prospettiva del corso di vita attraverso confronto generazionale. Ci sarà un focus sul bere giovane, poi alcune riflessioni conclusive che ci porteranno anche a riflettere sulle politiche dell'alcol. Mi piace iniziare, chi mi conosce sa che alcuni di questi temi ritornano nelle mie relazioni e nei miei interventi pubblici, ma voglio ricordare prima di tutto che le persone bevono per piacere. Questo è un contesto, un congresso dove ci sono molti clinici e ci si occupa molto del trattamento e ovviamente, come normale che sia, si rischia un po' di dimenticare questo aspetto che è quello appunto del bere per piacere, ma anche l'uso di sostanze illegali in realtà appunto nasce e spesso si prolunga negli anni proprio per l'aspetto del piacere. Quindi siamo di fronte a sostanze che potremmo definire come già no bifronte, cioè da un lato c'è il piacere e dall'altro c'è la sofferenza che molti di voi sono chiamati a lenire. Perché le persone bevono per piacere? Quali effetti ricercano? Beh, il bere migliora l'umore, dà il senso di fiducia nelle proprie capacità, riduce le inibizioni, rende socievoli, riduce l'ansia e aumenta anche il desiderio sessuale. Poi sappiamo che diminuisce la prestazione sessuale, ma dal punto di vista del desiderio ha un'azione positiva. Bene, questi effetti non sono uguali per tutte le persone, non sono uguali soprattutto in tutte le culture. Noi sappiamo che molti di questi effetti sono culturalmente appresi attraverso un processo che noi chiamiamo di socializzazione al bere. Ho rappresentato qui, ho sintetizzato alcuni degli elementi che caratterizzano le culture del bere. Sicuramente è un concetto quello delle culture del bere che è familiare a molti dei presenti, ma può essere utile riprenderlo proprio all'inizio di questa relazione perché ci aiuta a comprendere poi tutto lo sviluppo. Fin dagli anni 80-90, quando nella letteratura sul bere è entrato questo approccio teorico che portava a confrontare diverse culture del bere, si sono delineati due idealtipi, quello della cultura bagnata o mediterranea e quello della cultura asciutta o nordica. Essendo degli idealtipi, in realtà non li troviamo presenti in paesi tutti così completi come vengono descritti, ma ci servono proprio a comprendere un po' gli estremi, no? Le caratteristiche estreme delle varie culture. Queste culture si differenziano per le sostanze prevalenti, ma soprattutto per i valori d'uso prevalenti. Nella cultura bagnata prevale l'uso alimentare e socializzante, in quella asciutta l'uso psicoattivo o intossicante. Anche cambiano le caratteristiche, i dati di mortalità, molto bassi nella cultura bagnata per quanto riguarda l'intossicazione acuta e invece più elevati per quanto riguarda le morti per malattie alcol correlate. Cambiano l'impatto, l'impatto sociale del bere, il peso economico e la produzione. Nelle culture bagnate la produzione e quindi anche le attività di lobby delle aziende produttrici sono decisamente più importanti. E quindi le finalità delle politiche sull'alcol nelle culture bagnate sono prevalentemente legate al controllo della produzione, quindi della qualità, mentre nelle culture nordiche il controllo è più legato all'accessibilità, quindi a ridurre l'accesso alle bevande alcoliche. Cosa sta succedendo nel mondo? Allora, per capire cosa succede può essere utile utilizzare due paesi che sono la Finlandia e l'Italia, un po' come paesi paradigmatici delle culture del bere. Se le riflessioni che vi ho fatto vedere prima nella tabella delle differenze tra le culture del bere erano valide negli anni 70, negli anni 70-80, quando queste due culture erano veramente agli estremi, no, di un continuum e quindi avevamo una Finlandia caratterizzata da un consumo pro capite che era inferiore ai 6 litri di alcol puro, mentre l'Italia era vicino ai 20 litri di alcol puro pro capite. Questo grafico a mio avviso è molto significativo perché vedete cosa è successo poi nei decenni. Siamo arrivati poi a oggi, dove la Finlandia
dove i livelli di consumo pro capite sono molto simili, ma addirittura la Finlandia ha superato l'Italia. Se guardiamo, e vi farò vedere alcuni grafici, ma non mi soffermerò nel dettaglio dei numeri, ma solo per farvi vedere l'andamento. Questi sono i dati Istat della relazione, presentati nella relazione al Parlamento del 21 e scusate, del 22 di quest'anno con i dati del 21. Vedete come l'andamento dei consumi in Italia stia cambiando, e questo, se andiamo più indietro nel tempo, lo vediamo costante nei decenni: diminuiscono i consumatori, diminuiscono soprattutto i consumatori quotidiani, aumenta il consumo occasionale e il consumo fuori passo. Interessante che l'unico aumento in termini di consumatori riguarda le donne. Se poi andiamo a vedere il dato che viene spesso utilizzato e dato in pasto ai mass media senza commentarlo e senza spiegarlo, dei consumi a rischio, l'Istat e l'Istituto Superiore di Sanità hanno assunto delle linee guida che sono uniche al mondo, che considerano a rischio, danno questa definizione di rischio, cioè 2 unità alcoliche per l'uomo, 1 unità per la donna, 1 unità alcolica per gli anziani sopra i 65 anni e questa l'unicità, il consumo di almeno una bevanda alcolica nell'anno per i giovani al di sotto dei 18 anni. Questo fa sì che l'istogramma della fascia 16-17 è così alto, perché dentro questa definizione di rischio noi abbiamo sia coloro che bevono smodatamente, sia coloro che magari hanno bevuto 2-3 volte nell'anno, se minorenni. Al netto di questo commento, poi se ci fosse tempo lo possiamo discutere, al netto di questo commento vedete che l'andamento, anche utilizzando sempre lo stesso concetto, e qui il dato parte dal 2014 perché è l'anno in cui si è introdotto questa definizione di rischio, prima non c'era, per cui prima il dato dei 16-17 anni sarebbe stato molto più basso e non si può comparare con oggi. Quindi comparando il 2014 e il 2021 noi vediamo che tutti i dati di consumo scendono, ma soprattutto in maniera impressionante nella fascia 16-17 anni, e aumentano invece le giovani donne e le donne adulte. Quello che io voglio mostrarvi oggi è, appunto, vi dicevo, questo quadro, provarlo a interpretarlo alla luce della prospettiva del corso di vita e del confronto generazionale. Lo farò utilizzando, quindi proprio andando a pescare qui e là, alcuni dati di 3 studi in cui sono stata coinvolta. Il primo, alcuni già anche datati, ma significativi da un punto di vista sociologico, quindi continuano a esserci utili. Uno ci riguarda le traiettorie di consumo di 2 coorti di uomini che avevamo realizzato proprio per comprendere quella drammatica positiva diminuzione dei consumi di alcol pro capite. Poi c'è uno studio comparativo su 4 generazioni, anche qui per comprendere cosa è successo in Italia e in Finlandia, e infine uno studio sulle traiettorie di consumo in 3 generazioni in Italia, confrontando aree vitivinicole e aree non vitivinicole. Allora, ovviamente non vi illustro gli studi, ci sono le referenze bibliografiche, non ho tempo oggi di andare lì e non mi interessa, non è neanche l'oggetto del lavoro di oggi. Di questi studi vado a cogliere alcuni aspetti. Allora, quali sono i fattori che hanno determinato questa riduzione delle bevande alcoliche? Scusate. È importante ragionare su questo ed è importante farlo anche da parte di chi si occupa del problema, perché se noi non capiamo cosa è successo, poi è anche difficile che riusciamo ad elaborare delle risposte che siano adeguate ai tempi, no? Al tempo che stiamo vivendo. Allora, sostanzialmente, anche qui non ho tempo a darvi dati dettagliati, ma lo vedete, questo è il grafico dell'andamento dei consumi pro capite in Italia, e noi abbiamo collocato i principali cambiamenti socio-economici che sono avvenuti in questo periodo, e in poche parole è successo che il crollo del consumo del bere in Italia, che ha riguardato soprattutto il consumo di vino e soprattutto i grandi consumatori che hanno ridotto le quantità consumate di vino, sono dovuti all'urbanizzazione, quindi al movimento delle persone dalle campagne alle città, dal sud Italia, dalle campagne sud Italia alle città del nord, e soprattutto dal lavoro contadino al lavoro di fabbrica. Lavoro di fabbrica che non permetteva
i consumi copiosi che erano compatibili col lavoro della campagna. Dopodiché sono intervenuti molti altri fattori, cambiamento del ruolo della famiglia, abitudini alimentari. Arriviamo agli anni 90, dove comincia l'attenzione agli stili di vita, entra preponderante nella cultura globale il salutismo, e arriviamo alle politiche sull'alcol. Le politiche sull'alcol in Italia, quelle non legate al mondo della produzione, entrano nell'agenda politica negli anni 90, che poi esitano con l'approvazione della legge quadro del 2001. E allora verrebbe la domanda: non servono a niente le politiche? Non è vero. Le politiche, in questo caso, no? Poi ogni cultura, ogni nazione ha una sua storia, sono state utilissime perché hanno rinforzato e accompagnato una tendenza che però era nata da, interpretabile da altre cause ben più grandi, di tipo socio-economico. Allora si parla tanto di processo di convergenza, abbiamo visto il grafico, no? Che porta a convergere Finlandia e Italia in termini quantitativi, no? del bere. E potremmo dire, ma allora non ci sono più le culture del bere, siamo in una cultura globalizzata. Sì e no, sicuramente ci sono molti aspetti di convergenza, ma esistono delle differenze legate proprio alle rappresentazioni culturali. Le vediamo brevemente. Quali sono le somiglianze tra le culture? Beh, aumentano le occasioni di consumo. Si complessificano gli stili di bere, non c'è più il bere a pranzo, il bere della domenica, ma è tutto molto, pensate al rito dell'aperitivo, no? Nelle nostre città, anche nelle città più piccole, nei paesi, che significato ha assunto. Le donne sono un elemento interessantissimo da studiare, perché abbiamo visto aumentano i consumi, ma in Italia partivano anche da consumi molto bassi. Sono attori sempre più indipendenti, così come nella vita, no? Che rivendicano il diritto di scegliere anche il proprio stile di bere. Ma c'è un aspetto interessante che riguarda tutte e due le culture, che noi abbiamo definito la femminilizzazione del bere, cioè anche tra gli uomini, mentre in passato era l'homo economicus che guidava, razionale, che guidava il bere dell'uomo, oggi anche l'uomo da spazio nel bere alle emozioni. E mi spiego, pensate tutto, e poi ci torneremo, no? Al bevitore competente, all'attenzione alla qualità. Pensate quando andiamo a cena e si guardano i colori e i profumi, prima ancora, no? Poi il gusto viene dopo, no? Ma c'è tutto questo aspetto che è proprio emotivo. E poi abbiamo un atteggiamento più liberale in molti paesi, che sono stati caratterizzati addirittura dal proibizionismo, no? Noi parliamo sempre del proibizionismo americano, ma i paesi scandinavi hanno tutti sperimentato diverse forme di proibizionismo. Quali sono però le differenze che permangono? Beh, in Italia i valori d'uso tra i due paesi sono ancora prevalenti. In Italia il valore d'uso alimentare, ma soprattutto socializzante, prevale, mentre in Finlandia ancora l'intossicazione, la ricerca dell'effetto psicotropo prevale. Soprattutto è il patrimonio semantico. In Italia poi si è addirittura valorizzato, no? Lo vedremo ancora più avanti, soprattutto legato al vino, ma anche alle birre. Pensate a tutte le esperienze delle birre e dei birrifici artigianali, no? Che sono esplose in ogni dove in Italia. E poi abbiamo l'elemento della continuità delle esperienze di socializzazione, cioè ciò che caratterizzava la cultura del bere italiana era la socializzazione in famiglia, precoce, termine con cui intendo non l'iniziazione al bere, ma l'avvicinamento ai significati del bere che si apprende in famiglia, no? Quando si vengono trasmesse delle norme informali in cui si dice, anche non esplicitamente, lo diciamo noi con i nostri comportamenti di genitori e di nonni, quando si può bere, quando non si può bere, magari anche quando si deve bere, in accordo con un certo contesto culturale. Inoltre un dato interessante è che in Italia l'ubriachezza continua a essere confinata nell'età giovanile, mentre nei paesi scandinavi, in Finlandia, non è esclusa dal mondo adulto. Cioè, non che in Italia gli adulti non si ubriachino, ma siamo sempre su discorsi macro.
Ma queste riflessioni noi abbiamo provato a svilupparle anche, c'era incuriosito, anni fa, proprio in una conferenza come questa, un collega epidemiologo aveva portato dei dati di mortalità confrontando le aree di produzione vitivinicola dalle aree caratterizzate da non produzione vitivinicola. Di qui è nata la curiosità di fare un confronto. Abbiamo detto, ma non è che queste differenze che noi incontriamo tra Nord e Sud Europa magari ci sono anche nel nostro paese. E che cosa abbiamo trovato? Questi erano i dati, diciamo, di tipo epidemiologico. Abbiamo fatto un lavoro, una ricerca in Piemonte, voi sapete, io sono piemontese di Cuneo, lavoro a Torino, e vivo proprio in una provincia caratterizzata da una forte vocazione vitivinicola, la zona della Langa, che è molto interessante perché, come per il Chianti in Toscana, forse un po' meno per il Veneto, che più, la mia ignoranza, poi magari mi correggete, è più distribuito. Qui abbiamo un territorio che è tutto vocato alla produzione vitivinicola, un po' come il Chianti in Toscana. E allora abbiamo confrontato i dati disponibili a livello di comune proprio tra queste zone. E cosa si è visto? Si è visto che nelle zone a forte vocazione vitivinicola i bevitori sono di più, no? Quindi se noi ci fermassimo a questo indicatore potremmo offrire ai nostri amici dei mass media un bel titolo: problema alcol nelle Langhe, perché ci sono più bevitori. Ma se andiamo a vedere gli altri dati, tutti i dati di rischio, vediamo che il binge drinking è inferiore rispetto alle zone non vitate, i consumatori a rischio sono inferiori in tutte le fasce d'età, ma soprattutto tra i giovani, i ricoveri sono inferiori e anche la mortalità. Allora, questi dati ci hanno incuriosito e abbiamo detto, ma qual è la differenza? Ebbene, nei comuni vitati noi abbiamo trovato una maggior, quella socializzazione al bere di cui vi parlavo prima, che è tipica della cultura del bere italiana, è particolarmente persistente nelle zone vitate, cioè una trasmissione delle regole del bere e del non bere in famiglia. Un elemento nuovo nel senso recente degli ultimi 20 anni, è una forte, un orgoglio, un'appartenenza territoriale legato appunto proprio anche al mondo della produzione enogastronomica, non solo del vino. Il vino vissuto come simbolo di tradizioni e vincoli familiari. A differenza dei comuni vitati, nei comuni non vitati sono maggiori le prime esperienze del bere e quindi anche dell'ubriachezza avvenute fuori casa con gli amici, che è esattamente ciò che caratterizzava la differenza tra le culture del nord e del sud Europa. Cosa abbiamo trovato nelle aree vitate? C'è consapevolezza, maggiore consapevolezza, che nell'arco di una generazione ci sia stata una rivoluzione nell'ambito delle conoscenze legate alla vinificazione, un enorme orientamento alla qualità che diventa un tratto distintivo di questa evoluzione. Il consumo di vino in particolare, ma anche di birra, è vissuto come un'esperienza culturale. E qui c'è la figura del bevitore competente, bevitore che riconosce le proprietà del vino, ne sa parlare, valorizza il consumo moderato ed è improntato, un consumo improntato alla degustazione, alla conoscenza del prodotto. Il bevitore competente si distingue socialmente, quindi anche molto orgoglioso di esserlo, e funge da modello. Ciò che si è visto è che nelle zone non vitate si fa in qualche modo riferimento a questo bevitore competente che diventa un po' un trendsetter. In questo contesto i giovani sono sempre la nostra preoccupazione, in realtà purtroppo molto a parole, poco dei fatti a mio avviso, non manca giorno, i quotidiani di oggi di nuovo con gli ultimi dati del Censis sottolineano la condizione giovanile. Bene, interessante che forse non ce ne siamo accorti noi in Italia perché i nostri quotidiani tendono a dar spazio solo alle notizie negative, la generazione Z, bere alcol non è più di moda. Avete visto il grafico di prima, no? Poi lo riprendiamo. Essere astemi è la nuova tendenza dei giovani centennials, non sono sicura di averlo detto giusto, a dimostrarlo ricerche e studi provenienti da tutto il mondo, sottolineo provenienti da tutto il mondo tranne che dall'Italia, che sarebbe un contesto molto interessante da essere studiato. Bene, vediamo se è vero anche in Italia. Allora, sempre coi dati Istat, vediamo un dato interessante. Allora, i consumatori scendono anche tra gli 11 e i 17 anni.
anche di poco tra i 18 e i 24 anni, salgono solo le giovani donne. Ma scendono anche i consumi fuori pasto, che erano uno degli allarmi, non so se ve lo ricordate, no, di quando si parlava del problema dei giovani. Ma scende anche il binge drinking, altro tema di allarme, e scende in maniera molto importante il consumo a rischio tra le giovani generazioni. Di nuovo la controintendenza riguarda le giovani donne 18-24 anni. Questo dato è omogeneo in tutto il mondo occidentale, e soprattutto la diminuzione avviene soprattutto in quei paesi che erano caratterizzati da forti consumi, da livelli di consumo sia numero consumatori e sia da consumo a rischio molto elevato. Non vi commento questo grafico, ma vedete, indica la riduzione a partire dai dati dai paesi che hanno rilevato la maggiore riduzione, sono Inghilterra, Danimarca, Scozia, che erano appunto i paesi con i minorenni che avevano maggiore, questo è un dato sui quindicenni. Ma guardate quanti studi sono stati fatti in questo millennio, quindi a partire diciamo da 2010 soprattutto in avanti, su il comprendere cosa sta succedendo al bere dei giovani. In particolare il recentissimo, che ho recuperato proprio per questa lezione oggi, è un dibattito pubblicato in una prestigiosa rivista che è Addiction, che è proprio dedicato a il comprendere il declino del bere tra gli adolescenti. Purtroppo tutti gli studi riguardano dati australiani, scandinavi, nordamericani. Noi non ci siamo. Da anni io sto cercando, lo dico perché sto cercando finanziamenti per fare questi studi, ma non li trovo, quindi se qualcuno in sala è disponibile, noi siamo interessati. Piccolo spot personale. Bene, i motivi del declino però abbiamo provato, io ho provato, no, con le mie colleghe a comprenderli attraverso la letteratura. È molto interessante perché in realtà vediamo che non possiamo attribuirlo a un fattore, ma soprattutto a dei fattori macrosociali. Di nuovo torniamo sempre lì. Allora, c'è sicuramente una maggiore consapevolezza dei rischi, un ruolo genitoriale diverso, interventi di prevenzione che sono stati fatti in tutti i paesi, incluso il nostro, una regolazione dell'accessibilità dall'alcol. Noi ci lamentiamo della malabovida, quant'altro, ma in ogni caso un po' di controlli anche da noi ci sono, un po' di limitazione. Abbiamo delle nuove norme, ma soprattutto stanno cambiando le norme sociali. E qui molto interessante è l'articolo di Gabriele Galuzzi, origine australiana, di origine italiana, che fa una riflessione sulla normalizzazione del non bere e una denormalizzazione del bere. E io penso che questo sia dal punto di vista culturale, della cultura del bere, cruciale. Cosa significa? Significa che noi per molto tempo, per l'alcol così come per le droghe, abbiamo parlato di normalizzazione della cultura del consumo. Che cosa significa? Significa che c'è una generale accettazione sociale, no, del consumo e anche dell'abuso. Bene, e con una stigmatizzazione di chi non consumava. Io ricordo quando ero ragazza in famiglia, in quanto donna, in quanto ragazza, nessuno mi diceva niente, io non bevevo, in una cultura cuneese di grande consumo di vino in famiglia, negli eventi familiari. Bene, mi ricordo mio cugino, mio coetaneo maschio, che ogni volta veniva... Io ricordo questo disagio che avevo, perché lui era stigmatizzato in quanto maschio, giovane maschio, avevamo 15, 16, 17 anni, e lui non beveva. Allora, ecco, questa stigmatizzazione ha accompagnato i non bevitori nella nostra cultura per molto tempo, soprattutto se maschi, e oggi vediamo che non è che non ci sia più, ma si è ridimensionato. Cosa è successo? Molti studi attribuiscono un ruolo importante ai social media. È probabile perché è probabile che giochino un ruolo insieme a tanti altri fattori. Perché? Perché stare molto sui social significa avere meno occasioni in presenza. Non si vuole perdere il controllo, si è più timorosi del perdere il controllo perché i video, le foto postate poi rimangono. Una maggiore cura dell'immagine e appunto una maggiore cura dell'astemio. Guardate questi hashtag che stanno diffondendosi molto, che in qualche modo promuovono una vita sobria.
Restano tante le domande aperte, ovviamente. La riduzione del bere si mantiene con l'età adulta, non lo sappiamo. Lo spostamento sulle altre sostanze probabilmente sì, ma non a compensare. Qual è l'impatto sulla salute e sull'organizzazione dei servizi sanitari? Il ruolo di internet è sicuramente ambivalente. Vi ho fatto vedere che appunto può essere positivo ma anche incentivante. E poi quali disuguaglianze di salute? L'ha accennato Nizzoli prima, il tema delle disuguaglianze, e quale impatto sulle politiche. Purtroppo i nostri media continuano a presentare i temi che riguardano molti temi, l'abbiamo visto con la pandemia, ma lo vediamo appunto anche quando si parla di giovani in generale, grazie, è sempre una rappresentazione da panico morale, no? Il ciclo del panico morale, quindi le preoccupazioni della società verso un tema vengono alimentate dai media selezionando anche i dati, quelli che vi ho fatto vedere prima possono esservi mostrati con tutti altri risultati a seconda dell'anno di riferimento che scelgo e soprattutto se scelgo di non comparare. Se io vi do il dato assoluto posso commentare che c'è un problema enorme di abuso tra i giovani, se non faccio la comparazione, e se non vi spiego anche qual è l'indicatore, non viene mai spiegato. Quindi si crea un panico morale, poi selezionando gli esperti giusti, dando i dati giusti, si chiede ai politici, ai policy maker di dare le risposte giuste, e poi siccome non si risolve nulla si va alla ricerca del prossimo panico morale da creare. Allora, in parte ve l'ho detto, la creazione del panico morale è dato da una gara a citare, a stimare, a produrre dati sui disturbi degli adolescenti, c'è una semplificazione interpretativa e la pandemia ce ne ha dato ampia dimostrazione. Le conseguenze quali sono? C'è pochissimo spazio per ragionare sui fattori causali reali, cioè quelli strutturali, sociali e di disgregazione del tessuto sociale, e anche la semplificazione delle risposte. Dunque, per arrivare in conclusione sulle politiche sull'alcol, vediamo che c'è poco spazio alle disuguaglianze sociali che hanno un forte peso rispetto ai danni alcol correlati, sia quando facciamo il confronto tra nazioni sia all'interno della nazione. L'OMS ha pubblicato un recente report proprio su questo tema, sulla necessità di focalizzarsi sui danni alcol correlati legati alle disuguaglianze economiche. C'è un dato che è inequivocabile: le persone più povere si ammalano e muoiono di più per cause alcol correlate. Le politiche dell'alcol dovrebbero tenere quindi conto di un approccio orientato alla riduzione delle disuguaglianze sociali, che sono anche disuguaglianze di salute, ma invece cosa succede? In questo documento dell'OMS di nuovo si punta solo l'attenzione, o prevalentemente l'attenzione, su quelle che sono chiamate i best buys, quelle politiche che sono state valutate come efficaci, ma che agiscono su tutta la popolazione. Agiscono su tutta la popolazione perché sono appunto normative, ma soprattutto colpiscono la libertà delle persone con un livello socio-economico basso, praticamente riconoscendo a queste persone, non riconoscendo una loro capacità di agency. Cosa vogliamo dire con questo? Vogliamo dire che le politiche dovrebbero tenere conto, da un lato, del controllo della disponibilità, e va bene, di questi best buys, ma dall'altro dei fattori culturali, cioè delle norme informali, della socializzazione, dei bevitori competenti, tutto quello che sta nella cultura del bere di un paese, e dei determinanti delle disuguaglianze di salute, che sono il reddito e l'istruzione, perché altrimenti noi trattiamo le persone povere come delle persone ignoranti, mentre coloro che stanno bene, tutti quelli in sala rientrano nella categoria, le consideriamo capaci di decidere se e quando bere e quanto bere, perché persone capaci di agency. Invece sulle persone in situazione svantaggiata noi riteniamo di dover decidere per loro. Certamente questo è un dilemma etico, no? Per i policy maker che devono, e l'abbiamo visto molto bene nella pandemia, bilanciare la protezione contro i rischi, quindi salute e benessere, e la libertà di scelta individuale.
nel nome del bene collettivo, del bene, scusate, collettivo, si regolamentano gli stili di vita, quindi anche del bere degli individui e i comportamenti di intere comunità, non senza sollevare questioni etiche rispetto ai confini tra la libertà dell'individuo e il diritto dello Stato di attribuirgli la responsabilità delle sue scelte e delle relative conseguenze. Grazie. Bene, bene, grazie.